Un annetto fa mi accingevo ad acquistare il mio primo MacBook, nella fattispecie il MacBook Air M1, e voglio in questo video farvi riportarvi quantomeno una sorta di mia user experience dopo un anno di utilizzo. Prima dell'utilizzo del MacBook Air M1 sono sempre stato formalmente un fruitore Windows, quindi ho sempre avuto PC con processore AMD o Intel e queste robe qui. Però devo dire appunto che è giunto il momento di riportarvi questa mia esperienza di utilizzo di questa macchina, perché fondamentalmente io l'acquistai un annetto fa per svolgerci lavori, soprattutto a livello di produttività, quindi non tanto per gioco, bensì insomma per montare video, per eventuali programmi che siano utilizzabili su una macchina come il Mac, per un discorso appunto di montaggio video, di registrazione, perché non tutti magari i computer possono supportarli. Innanzitutto, prima di parlarvi un pochino di questo argomento, vi do il mio bentornati, il mio benvenuti sul canale, a seconda che siate già iscritti. Vi ricordo anche di supportare i miei progetti podcast, vale a dire Volti Nuovi e Storie di Calcio, che potete trovare su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Disney e SoundCloud, e seguitemi anche su TikTok, perché lì a volte metto delle chicche calcistiche, insomma, magari su argomenti dei quali mi reputo un po' influente avere dei video un po' più approfonditi. Ma torniamo un pochino a bomba. Perché un anno fa, dopo anni e anni e anni di utilizzo di computer Windows o di portatili Windows, ho deciso di acquistare appunto un MacBook Air M1, fondamentalmente perché mi serviva un portatile. E lì ho fatto un pochino un ragionamento. Ho detto, allora, se io devo prendere un portatile Windows che mi supporti anche i programmi di editing video e di registrazione dell'audio, vabbè, all'epoca era semplicemente di editing video, perché comunque poi il microfono XLR è venuto dopo, non posso acquistare un portatile attorno ai 500-600 euro. Ho detto, allora miro a qualcosa di più, quindi un portatile che vada sui 1000-1100. Poi pensandoci ho detto, ma fondamentalmente a me il portatile a cosa serve? A giocare, contando che, come sapete, l'unico gioco che porto sul canale è il Football Manager, o per produrre contenuti? Ho detto, per produrre contenuti. Allora, a parità di prezzo, ho deciso di virare sul MacBook Air M1, perché comunque all'epoca lo pagai, mi pare, sui 1100, queste robe qui. Contando anche che avevo quella piccola motivazione in più, perché io fondamentalmente registro con l'iPhone 13 Pro Max. Quindi ho detto, perché no? Se prendo un MacBook, posso anche verificare questo ecosistema Apple. E devo dirvi che sono pienamente soddisfatto, perché è una macchina molto silenziosa, ovviamente, essendo un Air, quindi non ha delle ventole, bensì semplicemente sfrutta la dissipazione del calore passiva. Comunque veramente silenzioso, prestazionale, per quello che devo fare io è veramente una bomba, veramente una bomba, perché a livello di temperature mai scaldato. Certo, ovviamente a livello di batteria, quando capitano i giorni magari che devo registrare e montare 2-3-4 video, è normale che non duri tantissimo la batteria, perché comunque i software di editing video, io nella fattispecie utilizzo DaVinci Resolve, che comunque è pensato per Mac, è ovvio che renderizzare 3-4 video in 4K 30fps ci mette un pochino, ed è normale che in fase di renderizzazione, o meglio scusate, in fase di rendering, che è meglio dirlo, giustamente la batteria si scarica un po' di più. Però voglio dire, bene o male, per ora lo utilizzo semplicemente a casa, quindi ho comunque il caricatore sempre a portata di mano. Però devo dire che con altre applicazioni la batteria dura veramente tanto. Ora non ho mai contato ogni singola ora, però devo dirvi che in utilizzo, come magari quando vado in live con OCV Sport, quando ho fatto altre live, magari anche due al giorno, magari ho visto un po' di video su YouTube, magari
mi capita di giocare Football Manager sul Mac, diciamo che la batteria dura veramente tanto, faccio magari anche un giorno senza doverlo ricaricare. Ripeto, se io comincio a utilizzarlo senza batteria carico, se faccio tutto un pomeriggio intenso di montaggio ed editing video, ecco, io inizio, faccio un esempio, all'una con il 100%, io arrivo alle 6, alle 18, alle 19, che magari sto al 15, al 20, quindi magari devo ricaricarlo. Ma è sempre un prodotto Air, nel senso che tutto è condensato in una certa grandezza. Ovviamente quando lavoro tanto sul 13 pollici è un po' impegnativo a livello di vista. Mi era passata per la mente di investire anche in un iMac, però ho detto è inutile perché in primis costa una fucilata, seconda cosa perché mi piace mantenere il doppio sistema operativo, quindi avere un computer Windows e avere un computer Mac, ma semplicemente perché alcune cose magari sono compatibili con Windows e non con Mac. Un'altra soluzione che ho pensato è, con anche appunto il 13 pollici quando ci lavori tanto è un po' problematichino, allora magari lì ho pensato, ok, magari mi vado a prendere un monitor in 4K, adesso c'ho un Full HD, e utilizzare il Mac, ovviamente collegato alla batteria, chiuso, per poi far passare tramite un cavo USB-C HDMI il segnale ovviamente a un monitor, però deve essere un 4K, perché avere un monitor Full HD quando comunque è un monitor fantastico come quello del MacBook Air, insomma, è come avere il motore di una Ferrari e avere la carrozzeria di una 500, quindi probabilmente farò questo investimento in futuro, ma ancora insomma è un po' lontana come cosa. Sicuramente agevolato il tutto, quindi un maggior utilizzo da parte mia del Mac, il discorso della continuity camera, che è comunque una funzione uscita con iOS 15, ossia utilizzare l'iPhone con il, diciamo, in simbiosi con il Mac, appunto, per utilizzare l'iPhone come webcam, quindi ciò mi dà modo di vedermi direttamente su OBS e controllare insomma tutto quanto, quindi magari se l'inquadratura è giusta, se magari sono a fuoco, mentre prima non c'era questa possibilità. Qui dovevo registrare col microfono USB con l'iPhone, poi passare tutto sul Mac e montare col Mac. In questo modo niente. Quindi con la continuity camera vado a registrare la parte video, col microfono XLR entrando su una scheda audio con Ableton 11 registro la parte audio e vado a mettere a sincro. Quindi insomma, questo ecosistema, o meglio questa configurazione continuity camera, Mac, microfono XLR, scheda audio, secondo me è la migliore, che mi ci sto trovando veramente benissimo. Inoltre, beh, questo video è anche un po' un test, perché sto testando il Sontronics senza pop filter, perché prima, se vi ricordate, avevo il pop filter ma col microfono messo qui davanti, ok? Adesso invece, contando che comunque il pop filter un po' di frequenze le taglia, essendo fuori asse, quindi non mi va a rompere i maroni con le plosive, quindi con le P, con le B, il flusso d'aria non entra direttamente, passando davanti alla capsula di ricezione del microfono. Ecco, voglio testarlo così, anche perché onestamente questa forma broadcast del Sontronics Podcast Pro mi piace veramente tanto, quindi se in fase di editing mi accorgo che comunque tutto è venuto bene a livello di registrazione, questa spugna per ora va a farsi benedire. Però torniamo a noi. Allora, dopo un anno mi sento di consigliare il MacBook Air M1? Decisamente sì. Come voi sapete, è uscito anche il MacBook Air M2, che sicuramente è una macchina più prestazionale rispetto all'M1, alla versione con l'M1, ma dipende sempre l'utilizzo che ne volete fare. Nel senso, se voi utilizzate il vostro Mac come utilizzo quotidiano, o magari per editing video, ma magari non andate sui video su qualità super assurde, o quantomeno su qualità di video inimmaginabili, secondo me l'M1 è consigliabile, quantomeno a livello qualità-prezzo. Quindi, ripeto, nel mio caso,
massimale 3-4 video al giorno con montaggio e poi con rendering, fare copertina, mandare mail e tutte queste cose qui. Quindi diciamo una produzione base, secondo me il MacBook Air M1 è fantastico. Se giustamente avete bisogno di tempi lavorate con magari facendo video in maggior qualità e in maggior quantità, che magari ogni video vi occupa 10 giga se non di più, perché comunque io non registro in ProRes, magari c'è chi registra in ProRes, quindi che un minuto, soltanto quel minuto, sono 7-8 giga, è normale che ti serve una macchina più prestazionale e quindi magari è più consigliabile l'M1 piuttosto che l'M2. Ma se lavori con ciò, a questo punto dico, se devi fare un investimento, prenditi veramente, che ne so, un MacBook Pro. Se si vuole andare veramente sulla fascia portatili. O magari, contando che comunque è di dimensioni molto ridotte, vai su un MacBook Mini. Questo è il mio consiglio. Però ripeto, tra l'M1 e l'M2, in utilizzo normale, quotidiano, vi consiglio sinceramente l'M1. Quindi spero che questo video vi sia servito, vi possa servire per sentire il parere di una persona che comunque soltanto da un anno è entrato nel giro Mac. Se avete ovviamente domande, fatemi sapere qui sotto nei commenti, che sono al massimo disponibile per rispondere. Ripeto, sia sui Mac che sugli iPhone, che sui microfoni, che sul setup video, il setup audio, tutte queste cose qui, tranquillamente fatemi sapere qui sotto nei commenti. Dimenticavo, io fondamentalmente il PC non lo utilizzo quasi più. Lo faccio quasi tutto col MacBook Air. Ecco, l'unica cosa, sul PC registro i gameplay di Football Manager, ma semplicemente perché su Mac in primis è un po' più scomodo per un discorso di grandezza dello schermo. Seconda cosa, perché diciamo che è un po' più complicatino giocare su Football Manager su Mac, quantomeno se devi scaricare delle patch, dei file aggiuntivi, è un po' più laborioso metterlo su Mac. Su Windows è un po' più, no? Immediato, ci metti di meno a fare tutto. Quindi mi piace utilizzare Windows per Football Manager, che comunque va bene, ha una buona reattività, anche se il mio processore è un po' vecchiotto, devo dirlo, magari lo cambierò, chi lo sa. Però ecco, PC Windows per il gameplay e per tutto il resto riguardo la creazione di contenuti, io utilizzo il MacBook Air M1 con l'iPhone 10 Pro Max, utilizzando la Continuity Camera. E se non sapete cosa sia la Continuity Camera, cercate nelle mie playlist, che è quella, la playlist riguardante Videotech, che trovate il video della presentazione della Continuity Camera. Quindi lì vi spiego come funziona e andatevelo a rivedere. Cioè tutto, fatemi sapere cosa pensate qui sotto nei commenti. Ripeto, se avete consigli, o meglio, se avete consigli, certo, ovviamente, ma anche se volete porre dei quesiti, scrivete qui sotto, che è molto importante. Vi mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!